Grazie. Come si chiama questa stanza? Sweet Paradise. E quante Sweet Paradise ci sono? 8. Devo pagarti perché mi parli? No, ma se vuoi farmi un regalino, fai pure. Venivo qua milioni di anni fa, ora è tutto cambiato. 20 anni fa, tu quante ne avevi? 4. Lì portavi pantaloni a zampo tipo pannolini. Ma pannolini a zampa d'elefante? Mi hai inviato d'angelo. Grazie. Di cosa sta la tua fica? Di paradiso. E da quant'è che fai questo lavoro? 3 mesi. Da quando mi ti ha lasciata? Nessuno mi ha lasciata. Grazie. Bella parrucca. Tutto questo ti eccita? Qualche volta. Tu mi dici che ti eccita soltanto per farmi eccitare il pensiero che tu ti stia eccitando, così? Ma Il pensiero che mi bagno tutta mentre mi spoglio per degli estranei non ti eccita? stranamente così sì. Stai flirtando con me? Può darsi. Ti ho permesso farlo? Veramente no, vado contro le regole. Mi prendi in Sì, mi è permesso flirtare. giro? Per farmi scucire soldi? Per farti scucire soldi posso fare o dire quello che voglio. Tranne toccare. Non ci è permesso toccare. Allora, allarga le no, più larghe. Fa vedere. Se ora ti toccassi, Chiamerei la vigilanza. Ti vedrò cosa farebbero. direbbero di uscire e di non tornare mai più. Ti Se non me ne andassi. rimuoverebbero, ci sono le telecamere sul soffitto. Allora, per questa volta niente, anche se mi sarebbe piaciuto, magari dopo. Ma cazzo ho fatto a lasciarti? Lavoro fai tu? E Una domanda? allora? È una crepa nella tua corazza? Io non porto la corazza. Invece sì. Lo sai cosa sto facendo? Com'è che ti fai chiamare? Jay! Qual è il tuo vero nome? Perché ti fai chiamare così, scusami? Perché mi chiamo così? Certo. C'è un'altra di là che va in giro dicendo di essere Venere, si fa chiamare così. Qual è il suo vero nome? Plutone. Sei sfacciata. Vuoi che smetta di essere sfacciata? No. Sai come mi chiamo io invece? Come? Daniel. Daniel il dermatologo. Non ti ho parlato del mio lavoro. Ha indovinato. Tu sei forte. C'è un'altra di là che a giudicare delle sue ferite recenti si è fatta mettere delle tette finte, una parrucca, e va in giro dicendo di essere Cupido, ma non sa che è Cupido, non. Non era un uomo, era un bambino. Voglio sapere il tuo nome. Mi chiamo Jane Jones. Il tuo vero nome. Grazie. Il mio vero nome è Jane Jones. Il tuo vero nome. Grazie. Sempre Jane. Porca puttana, tieni, to! 500 sterline, tutte e due. Dimmi qual è il tuo cazzo di nome, Grazie. Il mio vero nome non è altro che Jane Jones. sarò anche ricco, non sono un coglione, non sono stupido, non mi puoi prendere per il culo, ok? Peccato, dottore. Io li amo ricchi e stupidi. Sei una stronza, non fare così con me, ok? Le chiedo scusa. Prego. Sei come le altre, non sei diversa. Sei una bambola gonfiabile del cazzo. Tutte uguali siete. Vi create questa illusione, la parrucca, il vestito, per cosa? Per illudervi che non siete veramente voi a mostrare il buco del culo e della figa degli estranei, perché è questo quello che fate. E le puttane. Sto cercando di fare conversazione io. Sei al verde, Ma io maschione. questa stanza l'ho pagata. Ma io sono extra. Ti ho conosciuta l'anno scorso. Non ero io. Per favore, parlami. Lo sto No, facendo. da persona vera, cazzo. Amo tutto di te, Alice, tutto, anche quello che ti fa più male. Lei non mi vuole neanche più vedere. Io ti amo, Alice, ti amo. Non si può piangere qui. Per favore, vieni con me, mi prenderò cura io di te. Non ho bisogno di te. Sì, per favore, ti accudirò io. Non ho bisogno di essere Sì, tutte accudita. hanno bisogno di stare accuditi, cazzo. Non sono la tua scopata vendetta. Ti pago, ti pagherò. Non sono una puttana. Ok,
ma E ti. non mi servono i tuoi soldi. Ai, i miei soldi, cazzo, guarda. Grazie. Basta, cos'è sto grazie una regola, eh? Solo buona educazione. Ne vengono tanti di uomini a grondare lacrime per te, Rischi del mestiere. eh? Hai mai desiderato farti un cliente? Sì. Ok, mi desideri. Perché io ho buttato tutti i miei sentimenti riguardo Sentimenti. quella roba lì. No, io non ti desidero. Va bene. Pensi di non avermi dato nulla? Forse perché non mi ami, ma non hai vinto tu. Non è una guerra. Quindi, se io ti chiedessi di spogliarti, tu lo faresti? Certo, è quello che vuoi. No. Voglio che tu mi dica qualcosa di vero, cazzo. Mentire è il divertimento più grande che una ragazza può avere senza spogliarsi. Ma spogliata è anche meglio. Cosa cazzo devo fare per avere un minimo di intimità qui dentro, eh? Torna e cercherò di migliorare la mia intimità. Migliorare, va bene. Sai cosa puoi fare intanto per migliorare? Ti puoi girare, porca puttana, ti lì quelle cazzo di robine di dosso e ti pieghi fino a toccare quel cazzo di pavimento per il bene dei miei occhi, ok? Quello che vuoi. Sì, cos'altro potrei volere se no?